Portatela fuori dall'ambulanza. Possiamo farcela. Gridava concitato un infermiere dell'ospedale di Mariupol, città dove gli ucraini da giorni stanno cercando di respingere l'avanzata russa. Sulla barella è apparsa una bambina di 6 anni, ferita gravemente, dopo che una bomba, domenica, ha sventrato il suo condominio. Non si sa il suo nome. È stata ribattezzata la bambina dal pigiama con gli occhi rosa. I capelli castani tirati indietro con un elastico e sangue ovunque. Mentre i medici cercavano in tutti i modi di rianimarla, la madre aspettava fuori, in lacrime, con in mano le pantofole della figlia e la sua sciarpa. Poi il responso, nulla da fare. Mostra questa immagine a, è sbottato in preda alla rabbia, un medico davanti alle telecamere di un giornalista della Press. Mostrate questa bambina, mostrate anche noi che piangiamo. Carissimi, una delle tante storie che raccontano i giornali, una delle tante storie drammatiche, drammatiche perché ci sono i bambini, le bambine. Tutte le storie di morte sono drammatiche, ma dove a pagare sono i bambini è un dramma, è una sconfitta per l'umanità, è una vera sconfitta per l'uomo razionale, una grande sconfitta. Queste storie, carissimi, mostrano l'effetto di questa inconcepibile, assurda guerra del nostro continente, quella che noi indirettamente stiamo vivendo. Assurda. Chi si aspettava alle soglie del terzo millennio, dopo due grandi guerre contrassegnate da morte, ancora guerra sul suolo europeo. La stessa, vedete, narrazione del dramma dei piccoli ucraini, da come vengono raccontate dai medici, dai volontari. Molti sono bloccati. Molti hanno il padre al fronte, alcuni hanno le madri traumatizzate. Tania, 6 anni, morta disidratata tra le macerie. Arina che festeggia il compleanno ai confini con la Polonia, festeggia i suoi 7 anni e chiede il regalo più bello che può valere una bambina, il ritorno del suo papà dalla guerra. Le ragazzine che cuciono, le tute mimetiche dei militari. Impressionante. Una 13enne, prego perché taccia la sirena che ho nella testa. Quante conseguenze post-guerra, sperando che al più presto si dica basta, basta questa assurda pretesa di imporre il proprio modo di pensare, di imporre i propri convincimenti con la forza, ma soprattutto con la violenza agli altri.
con la morte. I giovani in questo contesto, che hanno di fronte a loro un lungo tempo, ma sicuramente sono giovani, ragazzi e ragazze, in queste ore spaesati, costretti forse a strappare, a stracciare ogni progetto, per imparare invece a imbracciare un fucile o per intanarsi una vita sottoterra, per non essere colpiti, uccisi dai bombardamenti, o all'interno delle fermate della metro, che non va più da nessuna parte, che si è fermata. Il dramma della guerra. Devono essere drammi anche nostri. Non ci dobbiamo fermare solo agli effetti indiretti. Perché ora ci sta toccando indirettamente. Se si dovesse arrivare, invece, speriamo di no, all'uso delle armi nucleari è la fine per tutti. Però forse noi non patiamo neanche gli effetti indiretti. Il problema del gas, il problema del petrolio. Quanti stanno anche in questa situazione, in questo contesto, speculando? Il rincaro delle materie prime non sono da attribuire forse alla conseguenza della guerra, come conseguenze della guerra. Certo, dobbiamo anche essere onesti, non esiste solo la guerra in Ucraina. Purtroppo quante altre guerre dimenticate? Per varie ragioni. A volte ci sono ragioni politiche, ragioni economiche, a volte ci sono interessi di vari gruppi, a volte ci sono quelle guerre ideologiche, in tutta la parte, in tutto il mondo. La definizione di Papa Francesco, a macchia di leopardo, c'è una sorta di terza guerra mondiale. Dall'Africa viene in mente il Sud Sudan, la Somalia, al nostro vicino Medio Oriente, la Siria, l'Iraq, l'Afghanistan. Ricordate quei profughi siriani e iracheni proprio erano, ammassati al confine con la Polonia, perché avevano tentato di entrare dalla Cecenia, la Cecenia li ha mandati, li ha spediti verso la Polonia. Non sono passati tanti anni, non è un passato lontano, ma è vicinissimo. E tante altre, vedete, tante altre situazioni. Una cosa è chiara comunque, che gli effetti della guerra, noi dobbiamo sempre prendere coscienza di questo, di ogni guerra, sono devastanti. Non solo dal punto di vista economico, soprattutto dal punto di vista umano, dal punto di vista sociale. La disgregazione delle famiglie, bambini mandati dai genitori con un numero sulla mano perché i genitori sono andati a fare la guerra. Famiglie intere distrutte nel tentativo di fuggire. Si salva solo il papà perché era andato ad aiutare la madre, sua madre. Nell'ente parla con la moglie, sente i colpi che stavano uccidendo la sua famiglia. Davanti ai russi disse: fate di me quello che volete, mi avete preso tutto. Com'è calpestata la dignità delle persone umane, vedete? Ma non c'è nessuna ragione, nessuna motivazione, nessuna giustificazione di fronte a queste realtà.
così crudele. C'è un dato che pur può sembrare, come dire, nella situazione così drammatica, considerarlo positivo potrebbe sembrare un paradosso, però no, è positivo. E questo si verifica anche quando affrontiamo disastri naturali, a volte non provocati dall'uomo, terremoti, ad esempio, alcune volte indotti dagli uomini. Si accende nel cuore dell'uomo, l'uomo intendo maschio e femmina, della persona, qualche cosa di naturale, cioè di aiutare il proprio simile. Scatta, vedete, scatta una solidarietà straordinaria, comune. Ci sentiamo, perché? Perché ci sentiamo coinvolti nel problema degli altri, dell'altro, degli altri. È bello sapere che la raccolta, la colletta nella nostra diocesi, sabato e domenica, ha raggiunto 36.000 euro. Io vi ringrazio anche a nome della comunità, perché noi abbiamo raggiunto nelle celebrazioni eucaristiche una bella cifra. Così questo invito che ci viene ora ad accogliere, anche da Papa Francesco, ad accogliere, certo, chi ha le possibilità, chi ha anche le strutture. Noi nel nostro piccolo ci siamo anche offerti all'accoglienza, nel nostro contesto, qui. La solidarietà. Che per me dice una cosa importante, che l'uomo non è chiamato alla morte. Non può essere solo causa di morte, l'uomo è causa di bene. L'uomo deve essere il motivo di bene, non di morte. Ebbene, noi in questo scenario stiamo oggi celebrando l'undicesimo venerdì di San Francesco, che ha proprio come tema la pace. Mi è nata spontanea la domanda, quasi istintiva in un certo senso: cosa avrebbe fatto San Francesco, no, in questa situazione? Ma lui si è trovato in situazione di guerra, si è messo a pregare. L'abbiamo ascoltato nell'esempio della sua vita. Per 22 giorni si è ritirato nella sua cella. Questa è una risposta straordinaria a chi non crede nella forza e nel potere della preghiera. Preghiera non come un rifugiarsi, come un ripararsi, no, ma la preghiera come una necessità. Perché? Perché solo Dio, essendo Lui l'Onnipotente, può cambiare il cuore, può cambiare la mente dei fabbricanti di guerra. Solo Lui. E soprattutto quando vediamo che la mediazione umana, la diplomazia fallisce, che non si riesce neanche a trovare dei compromessi. Dio può, perché è Dio, illuminare, rimuovere dalla mente contorta di coloro che stanno decidendo le sorti di alcuni popoli. Perché Dio ha il potere di trasformare il cuore di pietra in cuore di carne. Ma qualcuno si domanderà: ma se la guerra equivale a morte, se la guerra equivale
a distruzione. Perché Dio non interviene prima che tutto ciò accada, prima delle distruzioni? Chi ha una risposta? Dio è Dio. E questo Dio padre e madre, vedete, oltre a regalarci il dono più bello, che è la vita e che nessuno ha l'autorità di poter togliere, ci ha regalato anche la libertà, la libertà. Ma di che libertà si tratta? La libertà che ognuno di noi può autodeterminarsi, cioè ognuno di noi può decidere consapevolmente quali azioni compiere e quali evitare. Soprattutto quando ascoltiamo il luogo più sacro che sta dentro di noi, la nostra coscienza, perché è il luogo dove Dio ci parla. Non è semplicemente la coscienza morale, è lì dove Dio comunica con noi, la nostra coscienza. Siamo noi che decidiamo anche il nostro destino, perché siamo noi i responsabili dei nostri atti. La responsabilità, carissimi, presuppone la libertà. Non ci può essere vera libertà senza responsabilità. Quando uno crea danno agli altri è un irresponsabile, sta utilizzando la propria libertà in una forma sbagliata. Per cui la libertà non significa essere liberi per fare ciò che si vuole fare. Cioè non significa realizzare la propria volontà senza impedimenti o costrizione. Perché quando si verifica ciò, c'è violenza. C'è violenza nei confronti degli altri. C'è la guerra. C'è la guerra. E non nascondiamoci, dice qualcuno. La guerra o le guerre, dobbiamo chiamarli col loro nome. La guerra è violenza. Senza falsità dobbiamo dirlo. La guerra è violenza. E a volte l'uomo che crea violenza è perché non solo non è riconciliato con Dio, ma non è riconciliato con se stesso. Nella violenza, spesso e volentieri, l'uomo manifesta le proprie frustrazioni, la propria rabbia. Cioè manifesta quell'energia presente interna che ha bisogno di essere liberata. Mi sento minacciato, mi arrabbio, reagisco, faccio violenza, la guerra. L'Occidente non ci vuole ascoltare, dimostro la mia forza. Quante frustrazioni in quell'uomo sicuramente. Perché vanno dalla realtà piccola, le nostre frustrazioni, le nostre rabbie, poi a quando ci possiamo trovare anche di fronte a uomini, e la storia ce l'ha detto. Abbiamo avuto personaggi frustrati che hanno creato il macello che hanno creato. E questa rabbia, queste frustrazioni che si manifestano dalla violenza e la guerra poi vengono giustificati in nome di chissà che cosa.
Guardate che spesso e volentieri la violenza, no, si manifesta anche rabbia sugli oggetti, sulle cose. Bombardo, distruggo le case. Che cosa significa questo? Significa ulteriormente ferire quella gente, umiliare quella gente. Il nostro piccolo non ci è capitato qualche volta, dice: se io gli rubo questo o gli rompo questo, non gli faccio un dispetto. Quella è rabbia, quella è rabbia, quella è violenza, quella è violenza, vedete? Chiediamo allora, carissimi, e preghiamo. Preghiamo l'intercessione nostro caro San Francesco, nostro Padre Francesco, perché ci aiuti anche noi a farci carico dei bisogni e delle necessità degli altri, soprattutto di chi soffre in questo momento. E visto che siamo alla vigilia anche della solennità, solennità, non festa, solennità di San Giuseppe, chiediamo anche al caro San Giuseppe, il santo delle cose impossibili, la sua intercessione per la conversione dei cuori. Non perché noi siamo migliori, anche noi abbiamo bisogno di convertirci, ma in questo momento qualcuno ha bisogno di essere più convertito. Chiediamo. Preghiamo, non solo in questo contesto, in questo momento, nella nostra giornata, nelle nostre giornate, non dimentichiamoci di pregare per la pace. E facciamo nostro l'invito, ecco, di Papa Francesco, che sta continuamente anche lui invitando a pregare e ad accogliere. Non dimentichiamo che il 25, questo mese, 25 marzo, durante la concelebrazione penitenziale consacrerà la Russia e l'Ucraina al cuore immacolato di Maria, proprio nel giorno, ecco, della festa dell'Annunciazione del Signore. Sia lodato Gesù Cristo.